Eccoci di nuovo. Cosa fai? Notizi. Eccoci di nuovo. Ah, Embolo l'hai messo adesso. Oggi adesso Embolo l'ho messo. Allora, di nuovo, benvenuti. Allora, stiamo giocando Svizzera-Francia. L'ultima partita del girone di qualificazione. Allora, ricordiamo, questo girone ha l'Albania a 3 punti. La Romania 6 punti, Francia e Svizzera hanno 3 punti. Quindi, Benvenuti a chi tutti. vince Vedendo una la grande partita, prossima, da un momento quindi chi all'altro, il vince giocatore questa Pedro partita Infante trova dovrebbe comparsa sul passare terreno di gioco. insieme alla Romania. Oggi si affrontano Svizzera e Francia. Siamo Se dovessero prontissimi per iniziare questa pareggiare, telecronaca. passerebbero Vi saluto da Fabio forse Pianese e Luca tutte Marchegiani. e due. Ciao Fabio, è Forse perché bello oggi, ricordiamo che c'è guarda, un quasi mi nuovo verrebbe voglia di tornare a regolamento giocare. che passano anche le migliori Via la gara. terze, le quattro migliori terze del torneo. Vuole la profondità. Cerca lo E spunto. subito Passo di rimbalzo. Embolo fa vedere di che pasta è Un'ottima fatto. opportunità che poteva anche portare a gol. Vediamo quale compagno Vediamo cercherà di Shaqiri raggiungere con che questo colpo. crossa calcio d'angolo subito. Pogba si fa trovare al posto giusto e allontana. Francia la favorita Prova la giocata nello spazio. di questo europeo, oltre a essere il paese ospitante, ovviamente è anche una Palla in out, ci sarà rimessa talentuosa laterale. nazione, squadra di calcio. Vediamo tutti i volti. Griezmann. Ambito europeo di calcio, Arriva il cross Griezmann di a Griezmann. Cross Pogba, allontanato, niente di fatto. Che botta. citare Himmler. Sono stati graziati dopo Questo aver perso passaporto. palla in maniera incredibile. Ha recuperato un'ottima palla. Certo, la difesa avversaria gli ha dato una grande mano, ma il suo è stato comunque un grande anticipo. Granit Xhaka. Griezmann. Pogba. Berami recupera un pallone Svizzera mi importante. piace. Palla giocata in profondità. Prova la soluzione in profondità. Riceve in ottima posizione. No, sbagliato tasto! Sbagliato Può tentare la conclusione. tasto! Pallonetto Che inefficace. cacchio, ho sbagliato tasto Peccato, qui invece di sarebbe stato tirare davvero un gran bel gol. passaggio filtrante. Stanno tenendo un gran ritmo e una grande aggressività. Di questo possono essere contenti, ma poi devono concretizzare di più. Evra, Subito Matuidi, la Svizzera Pogba. due volte vicina al vantaggio. E si sono intestarditi sul possesso palla a centrocampo, senza mai cercare di affondare. Non se la sono giocata bene in questa occasione, per la verità. I tifosi, infatti, Butta questa rumoreggiano. palla. Matuidi, nella fase centrale del primo tempo. Siamo ancora 0-0. Matuidi. Gioca con un modulo, le squadre vedono Evra. un modulo a specchio. Un bel 3-3, Ha ritenuto a lungo il 4-3-3, pallone, tutto. cercando lo spiraglio per andare in porta. Gli avversari però hanno fatto buona guardia chiudendo gli spazi. Shaqiri, Una bella ottimo lavoro di sgroppata copertura. sulla fascia destra, arrivato in fondo. Ce n'ha Cercherà di creato metterla in una, di mezzo. nuovo batte, bellissimo. La mette sulla sinistra. Berami. Cerca spazio. Matuidi. Prova il filtrante. Giroud ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a fare niente. Rafael Varane legge bene l'azione, blocca il pallone. Hiller schiaccia il piede sull'acceleratore. Cercano un'azione veloce. Prova la giocata nello spazio.
Griezmann, Matuidi, Gialli, Pogba, allarga sulla fascia, Matuidi, subito pericoloso la fascia. Tiro da fuori nel 14. Purtroppo non ha trovato esce a filo dal è in grado di imprimere grande potenza al pericolosa la Francia in questa partita, certo, dopo la difesa gli ha concesso troppo spazio dopo che ha rischiato un paio di volte. Lichtsteiner, Shaqiri, il pallone lo stanno facendo girare bene, sono in attesa dell'occasione giusta per cogliere di sorpresa gli avversari. Esce bene la Svizzera, si spinge in avanti, vediamo cosa intende. Prova a saltare il Embolo, Rafael Varane, Matuidi, Gialli, gioca una palla lunga, Matuidi, mentre la Francia sta facendo vedere, vuole la profondità, Pogba cerca spazio, sta facendo vedere un attimino di più tecnica la Svizzera, è stato un brivido un per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo ed ecco un'altra rimessa laterale. Gialli, la gioca lunga, palla profonda a cercare lo spazio, Lichtsteiner, c'è la palla lunga in avanti, Granit Xhaka prova il filtrante, prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Che rischio, ragazzi. Gialli, Matuidi, Pogba, passaggio sulla destra, buona la sua iniziativa sulla destra, cerca l'aiuto dei compagni, la gioca in area, respinta della difesa, Berami, si riparte con un fallo laterale, c'è Giroud, avanza verso l'aria, sono finiti prima la Francia dopo l'avvio un pochettino impaurito ha preso terreno e ha rischiato di portarla a casa nel primo tempo. Comunque è ancora 0-0, ci vediamo al secondo. Eccoci. Siamo al secondo tempo, è cambiato qualcosa. La Cazzete entra, vediamo che ha segnato, mi sembra 3 o 4 gol fino adesso della partita, e quelli del giro. Finora siamo ancora in parità, senza gol. Vediamo se la situazione si sblocca nella ripresa. Berami, Stoker, Granit Xhaka, Shaqiri, bella, Griezmann, cerca ancora una palla profonda. Così, grande portiere, se l'è bevuto. Lichtsteiner riesce a rubargli il pallone, troppi giocatori in area, non c'era abbastanza spazio per tirare. Lichtsteiner prova la verticalizzazione, vuole la profondità, è arrivato sul pallone, tutti che chiamano la palla, Berami, Granit Xhaka, sì, lento, il secondo tempo è iniziato da parecchio, siamo ancora sullo 0-0.
c'è la Casella, è riuscito a passare la Casella, gliel'ha anche deviata, ragazzi, bravissimo il portiere, ha parato l'imparabile. Pogba, calcio d'angolo per la Francia, fuori, posso uscire, cerca il tiro, parla benissimo, non è certo uno che si fa pregare per calciare da quella posizione, non puoi si lasciarlo riparte. Libero in quel modo, pallone intercettato tempestivamente, l'azione poteva diventare davvero pericolosa. Hiller, Matuidi cerca la profondità, ha tentato l'azione personale, conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi, magari ci riproverà ancora. Partita ancora completamente aperta, tenga il feroce, la Casella, massa. Ragazzi, la Francia si vede che è più forte, più tecnica, più muscolosa, specialista sui calci d'angolo, più veloce nel passare. Griezmann, perfetta la Svizzera, tenta di andare in contropiede, questa è una grande parata, bella spalla anche lei, ma aspettano i traversoni. Perché mi cambia Hiller, Shaqiri, c'è ancora un lancio lungo e profondo, bel lancio, ma attenzione, ma il mio giocatore si fa infinocciare. Evra, Matuidi, Pogba, la Casette non può essere pericoloso se viene costretto a giocare così, spalle alla porta. La Casette, ottimo tentativo, ma non trova il gol. Stiamo soffrendo. È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza, però, fa bene a provarci. Griezmann, occasione clamorosa, ha tirato in maniera inguardabile. La Francia, ragazzi, sta dando meglio di sé, ma non potrebbe essere altrimenti. Ricordiamo che noi questi passaggi non segniamo, su questi passaggi. Shaqiri, non ci sembra fine travolto, letteralmente superato la linea, rimessa laterale. Allora la Svizzera è un pochettino, arriva Shaqiri, eccolo, Mangala, un pochettino un po' più lento dal solito la Svizzera. Matuidi prova la giocata nello spazio, Hiller, Matuidi, grande tackle, c'è spazio per calciare, è uscita di un nulla, scivolata. È stato molto attento accorgendosi dell'errore della difesa, rischia, di sfruttarlo, ed è andato vicino a una nuova segnatura. È evidente che i compagni si affidino sempre di più a lui, questo è il classico uomo squadra. Ma perché non si muove, così lunga di passaggi, possono correre dei rischi. Vai, che tu hai visto, vai, che tu hai visto, andare. Va il portiere! La Casette, Griezmann, Evra, prova Matuidi, Pogba, tenga il feroce! Passo. Forse questa era l'ultima occasione per andare in vantaggio. Ma perché si blocca? Sono stati graziati dopo aver perso palla in maniera incredibile. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo. Calcio d'angolo per la Francia. E la difesa aspetta il pericolo. Colpisce. Bel tiro. Sono andati vicini al gol. Attenzione.
bellissimo tiro da fuori, un nulla di fatto, 0-0 all'83esimo, resiste il Fortino svizzero. Lungo passaggio volto letteralmente la casetta, ottima giocata la casette, bisogna Berami, la gioca, mamma mia, la... non riesco a palla in fondo al sacco. Ma che cavolo, però è sempre una grande gioia. Vantaggio la Francia con la casette, che gol, mica male, davvero mica male. Quanto sì, ho capito, però anche questo dalla tranquillo al tuo compagno, no? La dà all'altro, e questo non la prende, questo non la prende, questo non lo guarda, e sì. Sono in vantaggio, devono gestire in questi lunghissimi minuti finali. Sulla destra fallo, calcio di punizione, alza. Punizione da posizione molto interessante, manca poco alla fine. Oh, Shaqiri, mamma mia, Shaqiri, tiro da fuori quasi, mette il parato del portiere, tiro dalla bandierina, ottimo disimpegno, fondamentale, trova il compagno in ottima posizione, palla in profondità, ma fine cerca l'uomo, che davanti. Cavolo, Griezmann, iniziativa interessante, si avvicina alla porta, prova la giocata nello spazio, che pendati sti, possiamo colpire qua il portiere. Occhio ai tanti centimetri presenti al centro della rigore. Siamo nel recupero. Fuori, fuori, fuori. La difesa riesce a spezzare l'azione. Devono cercare di portarsi avanti adesso, però. Non resta più molto tempo per cercare di segnare. Berami. Arriva Shaqiri, eccolo. Ottimo intervento di copertura. Griezmann. Cerca un compagno da servire. Pallone in mezzo. Va di testa, ma chi è? Oh, fermatelo, non... ma va, è andato sul pallone, ma chi è precedente? La Francia si, ma dai, però che cavoli, però vediamo se riusciranno a capire le occasioni che creano. Andato lontano dalla 6 minuti, ha dato 3 minuti a recuperare 6 minuti, basta la Francia. Non ha giocato male. Francia passa il turno 1-0. Poco cinici, Svizzera. E alla fine ne è uscito il risultato negativo. Troppi palloni. Mamma persi, mia, Francia passata al turno. Infatti esultano tutti con tutto il paese. Ha impedito di costruire azioni. Ci vediamo alla prossima. Palle perse nella propria metà campo sono state